Ciao a te e a tutti ciurma e benvenuti da Giochirina in questo nuovissimo episodio su God of War Ragnarok. Ricordo ragazzi il vostro sostegno con like assolutamente fondamentale affinché la serie possa proseguire. Per cui se volete il prossimo episodio vediamo di riuscire a raggiungere almeno i 30 like ragazzi. So che ce la possiamo fare, ve ne chiedo veramente pochissimi e per voi soltanto questione di un secondo. Per cui mi raccomando, spollicciate. Ed eccoci qua di ritorno signore e signori, dopo che la volta scorsa alla fine, dopo tanto cercare, siamo riusciti a trovare la porta che nascondeva il dio della guerra Tyr. Dopo essere riuscita ad aprirla, dopo essere riusciti quindi finalmente ragazzi ad incontrarlo personalmente, Tyr ci ha stupito, nel senso che lo abbiamo trovato come un individuo ragazzi abbastanza scosso, comunque abbastanza, oserei definirlo anche traumatizzato, sembrerebbe aver subito anche diverse torture soprattutto psicologiche da parte di Odino, torture ragazzi che lo hanno comunque psicologicamente segnato. Fatto sta che alla fine siamo riuscitiquindi a portarlo via da Svartalfheim, ma lui ci ha praticamente detto chiaramente ragazzi che non ha la minima intenzione di avere più a che fare con la guerra, con la violenza, con qualsiasi cosa che riguardi quindi anche il Ragnarok. E quindi siamo rimasti abbastanza interdetti da queste affermazioni e dal suo essere così diverso da come effettivamente ce lo eravamo immaginato. Fatto sta che alla fine siamo riusciti a tornare a casa di Sindri, dove Kratos ha parlato in privato con Mimir dicendogli che vorrebbe che suo figlio non fosse così irrequieto. Fatto sta che Atreus si è convinto del fatto di poter parlare con Freya, di poterla forse anche convincere a tornare ad essere nostra alleata, e Sindri si è proposto di accompagnarlo. E quindi l'ultima volta ragazzi ci eravamo salutati qui, con mia immensa sorpresa abbiamo visto quindi che in questo nuovo capitolo ragazzi ci fanno vestire anche i panni di Atreus, e questa cosa posso mi ha suggerire un'alternativa, gasato non poco. Di meno rischioso, ma che potrebbe darti qualche risposta? Di che stai parlando? Un certo vecchio amico che non vedi da un po', un amico molto gigante. Jormungandr? L'hai trovato? Se vuoi ti porto da lui. È proprio lungo la strada verso la dea vendicativa che ti vuole morto, così avrai tempo di decidere se vuoi morire o meno. Ok. Quindi, sai dov'è Freya? No, no. Cioè sì, ma senti, parliamo prima con il serpente e poi non ti porterò da Freya. Che ne dici? Ok, ok. Il punto è che Sindri ragazzi vuole proteggerlo ovviamente, perché sa che Freya potrebbe fargli del male, e ci propone di andare a parlare prima col serpente del mondo ragazzi. Quindi a quanto pare lo incontreremo di nuovo. Wow, non vedo l'ora. Sarà fantastico allora. Benissimo. È sulla strada per arrivare da Freya. Per fortuna hai la tua chiave di Yggdrasil. Io sono scappato fuori senza. Ti sei stufato così presto di avere ospiti? Cosa? No, mi serve solo un po' d'aria fresca. Tutto qui. Beh, spero ti piaccia fredda. Dobbiamo passare da casa tua prima? Il tuo amico peloso si unirà a noi oggi? No, volevo dirtelo, ma Fenrir è morto. Oh, mi dispiace molto. Nonostante fosse un lupo, era molto pulito. Grazie. Ti darei un abbraccio, ma perché traumatizzarci in questo modo? Non lo so, ragazzi, Sindri, c'è. Questi personaggi non sono stati sviscerati proprio molto a fondo, però li hanno caratterizzati così bene che comunque riesci a capire come sono fatti. E Sindri, secondo me, è di una dolcezza nel profondo ineguagliabile. Mamma mia. Allora, sta accadendo qualcosa di terribile vicino alla torre di Helheim. Ricordi come arrivarci? Sì, è oltre i rematori. Ma è questo che ti fa pensare che Jormungandr sia vicino? Io ho naso per queste cose. Ok, beh, sono successe molte cose e voglio risposte. Giustamente. Quindi un fulmine congelato. Certo. Dobbiamo parlare con Jormungandr, ragazzi. No. E il fulmine congelato è stato dato, insomma, dallo scontro fra Kratos e Thor, ragazzi. Scontro epico che ancora ovviamente ricordiamo. Chissà se ce ne saranno altri. Io non credo che Thor abbia finito qui il suo ruolo in questa storia. Non credo proprio, quindi
Seguiamo Sindri, che comunque sembrerebbe aver preso davvero molto a cuore Atreus. Questa cosa mi intenerisce ancora di più. Come se fosse un fratello maggiore, principalmente. Apriamo questo forziere. Non è facile, eh? Silenzio! Ok. Perfetto, abbiamo trovato dei pezzi d'argento, ha provato a fare come suo padre, ma ovviamente a mani nude non ce la può fare. Ah, ok, quindi possiamo usare l'arco, ragazzi. Cosa sta succedendo? Visto? Le frecce soniche consumano cariche freccia che si ricaricano nel tempo. Mio padre lo dice sappiamo. Che ho fatto un incantesimo alla morte di Fenrir, ma non ho idea di che cosa parli. Magia accidentale? Questo è inquietante. Beh, che, cioè, inquietante, che principalmente, ragazzi, Atreus ha poteri che non conosciamo. Ah, l'elevatore è non rotto. Non è solo la magia ci accidentale. Mi sono trasformato in un orso. Un orso? Bava inclusa? Sì, ma ho perso il controllo. Freya conosce la magia meglio di chiunque. Può aiutarmi? Non quella dei giganti. Ok, faremo come vuoi tu, Sin. Un enorme serpente velenoso sembra molto più sicuro. Velenoso. Ok, allora possiamo decidere, ragazzi, se scagliare frecce soniche o frecce normali. Quindi premendo R1 usiamo le frecce normali, che sono illimitate. Premendo R2 usiamo le frecce soniche. Quindi in questo caso rompiamo questa roba e vediamo cosa c'è di utile all'interno. Runa spezzata. Perfetto. E colpisci il barile. C'è anche della pietra sonora. Oh, fantastico. Bellissimo, Sindri. Sì, sì, perfetto. Abbiamo trovato altri pezzi d'argento. Sono curiosa, ragazzi, molto curiosa di vedere cosa succederà quando arriveremo da Freya. Se ci arriveremo, ma l'intento sembra quello, in effetti. Qua c'è qualcosa. E perché Freya comunque non ce l'ha mai avuta con Atreus. Anzi, si era anche affezionata a lui. Quindi siamo bloccati. Com'è finito qui il braccio della statua di Tyr? Trova il modo di passare e te lo dirò. Basta far cadere questo. È la pietra sonora, ma il percorso è ancora bloccato. E non ne vedo altre da questa parte. Aspetta, do un'occhiata. Forse da un'altra angolazione. Da un'altra angolazione. Devo vedere se riesco a salire di qua. Aspetta un attimo. Vediamo se da qua dietro, ragazzi, possiamo far cadere qualcosa. Sì. Adoro. Il braccio di Tyr. Tuo padre doveva a Thor un pagamento col sangue. E beh, Thor l'ha ottenuto. Wow, che storia. Già. Grandi storie. Dici che è possibile che succeda di nuovo? Che si trasformi? La furia incontrollata da orso? Non lo so. Bisognerebbe capire cosa l'ha scatenato, in effetti. Abbiamo compagnia. Coprimi. Sono fatti di sporco, letteralmente. Non toccherò... Chi ha detto che devi toccarli? Mi piace come ragioni. Ok. O la va o la spacca. E vai. Ok, scoccare frecce. Possiamo caricare anche il tiro. Perfetto. Quindi le frecce diventano più dannose, ovviamente. Fantastico. Oh. Devo cercare ovviamente di non farmi colpire. Con l'arco è un pochettino più difficile, ragazzi, ma adoro, è bellissimo. Wow. Aspetta. Ehi. Bellissimo, ragazzi, adoro. Ok, le frecce soniche stordiscono i nemici, ragazzi, eh? Che bellezza. Oh, ma quanti siete belli. Eppa. Wow. Beh, raga, a me datemi arco e frecce e posso essere la persona più felice del mondo. È un'arma che mi è sempre piaciuta, insomma, nell'immaginario, chiaramente, perché purtroppo non ho mai potuto provarlo, ecco, direttamente, ma nei film, nelle storie, ecco, arco e freccia è un'arma che mi ha sempre molto affascinato, anche se ovviamente, ragazzi, è consigliabile usarlo più a distanza. Però se si diventa molto bravi, tipo in questo caso, ovviamente,
Lo si può usare anche in combattimenti ravvicinati. Adoro. Ancora? Oh, niente, oggi mi volete far pena. Abbiamo una missione importante da svolgere, forza. Grazie per aver sacrificato così tanti oggetti della tua borsa. Era chiaro che ti serviva aiuto. Oh, ma figurati. Adoro, bellissimo ragazzi, devo essere sincera. Non mi aspettavo che avremmo vestito anche i panni di Atreus e questa cosa mi ha stupito molto positivamente. Vedere anche, insomma, vederlo direttamente nei combattimenti, ragazzi. Cioè, c'ha il suo perché questa cosa, l'apprezzo moltissimo, insomma. Oh, quindi penso che l'interruttore sia rotto. Non si può aggiustare? Puoi ripararlo, vero? O tuo fratello ha ereditato tutto il talento? Dipende, tuo padre è tutto muscoli? Se dico di sì, mi confermi che Brock ha più talento di te. Beh, dai, di sicuro. Oh, la madonna, ma dove cavolo, ecco, l'ha tirata fuori? Proseguiamo. Adoro. Ma questa è tipo la borsa di Hermione Granger, ragazzi. Ci sta di tutto dentro. Tipo quella di Mary Poppins. Cioè, ha tirato fuori di tutto. Perché ti preoccupi tanto oggi? Devo solo occuparmi delle persone che mi stanno a cuore. Impedire che succeda loro qualcosa. Freya non mi ucciderà. E forse Jormungandr non è nemmeno qui. E poi io gli piaccio. Mi ha mangiato solo una volta. L'avevo opportunamente cancellato dalla memoria. Beh, siamo qui. Vedete ragazzi, l'avevo detto. Troppo dolce Sindri. Dobbiamo suonare il corno di regola, no? Per chiamarlo. Visto, è sparito. Beh, avete provato a chiamarlo? Abbiamo provato a suonare il corno. Io non sto parlando del corno. No. Jormuteium Senu. Tutto chiaro allora. Allora c'è! Mai trattenerti oltre. Bel discorso. Bosco di ferro. Che cosa vuole dire? Che dovevamo rimanere a casa. Andiamocene.
Niente, raga, ste cose mi fanno sempre sussultare il cuore. Ritorna al passaggio mistico. Abbiamo rivisto il serpente del mondo, quindi non vedevamo Jormungandr dall'inizio del film Moonwinter. Cominciavo a pensare che in qualche modo avesse abbandonato il lago dei nove. Sindri aveva ragione, però. Dopo che l'ho chiamato, il serpente del mondo si è risvegliato. Tuttavia, quando gli ho chiesto di Loki e di cosa avrei dovuto fare, si è limitato a dire Jarnvidr. Inutile, non ho idea di cosa voglia dire Bosco di Ferro, ma è stato comunque bello rivederlo. E su questo non posso che essere super d'accordo, perché, cioè, regà, è di un'epicità unica. Tra l'altro, bellissimo vedere che, cioè, Atreus è stato capace di comunicare con lui. Questo mi fa capire che ha una particolare predilezione per gli animali. Cioè, evidentemente uno dei suoi poteri riguarda anche gli animali, ragazzi. Perché trasformarsi in un orso? Perché questo attaccamento agli animali? Sarà uno dei suoi poteri molto probabilmente. Però, cioè, è stato epico. La porta è congelata. Forse posso... Non si romperà? Puoi lasciarlo fare a me? A quanto pare la forza non è fra i suoi poteri, ragazzi. Da questo punto di vista non ha preso dal padre. Arrivare al concilio delle Valchirie e sperare che Freya sia di buon umore? Beh, ora che so dove si trova, sì, è esattamente quello che farò. Merda. Parla non dirlo con a prof. Freya. Non lo sopporto quando è compiaciuto. Va bene. Non dirò niente, stai tranquillo. Baldur voleva ucciderla. Non avevamo altra scelta. Non so se la pensa allo stesso modo. Beh, non glielo chiederò. E poi, erano le tue frecce. Hai assolutamente ragione. Ecco perché suggerisco di non farlo proprio. Aspetta, Sindri! Aspetta a correre via, mamma mia. Ragazzi... quello che è successo con Baldur, Frey, eccetera, ne avevamo già parlato. È una questione molto complicata su cui discutere, perché sì, il figlio la voleva uccidere, però è una madre, ragazzi, e quello era suo figlio. Purtroppo entrare in certe dinamiche mentali è pressoché impossibile. Se non si vivono certe situazioni. Però, insomma, se non avessimo fatto niente, lui l'avrebbe uccisa, ragazzi, senza alcuna pietà. Cioè, lui non ha mostrato alcuna pietà per la madre, la odiava. La odiava e non l'ha mai perdonata per quello che gli ha fatto. Nonostante lei l'avesse fatto per proteggerlo. Ragazzo, quando subentrano ste questioni, genitori, figli... è sempre complicato. Perché magari uno fa una cosa in buona fede pensando sia la cosa giusta da fare, ma magari poi l'altro non la vede allo stesso modo. Attacca le pentole di fuoco per provocare un'esplosione che rimuove i detriti e infligge danni ai nemici. Ah, le pentole di fuoco, certo. Quindi, essendo stata una madre, nonostante lei sia stato portato via il figlio, io spero che quando vedrà Atreus in lei si risvegli un minimo di istinto materno, anche se comunque, adesso che ci penso, ragazzi, Atreus è il figlio di Kratos, colui che le ha ucciso il figlio, quindi non è che magari potrebbe pensare di vendicarsi proprio così. No, siamo così vicini. Cioè, dicendo, tu hai ucciso mio figlio, io ti uccido il tuo. Tutto potrebbe essere, ragazzi. Sono abbastanza timorosa. Oh cielo. Che c'è? Che succede? Forse è un segno. Non fare il bambino, ti prendo io. Non ti faccio cadere, promesso. Io. Va bene, allora entra Tre Regni. Sai che non funziona così. Vorrei che fosse altrimenti, per bestla.
Allora, è stato così brutto? Spero davvero di non doverlo rifare mai più, nel caso te lo chiedessi. Lo adoro, il mio negozio, ragazzi. Beh, se non posso fermarti, io mi fermo qui. Davvero? Mi metterò a sistemare. Fai pure. Ma... ha tirato fuori una scofana, vabbè. Fantastica sta cosa. E niente, nuove abilità disponibili. Quindi Sindri si ferma qui, ragazzi. Attenzione. Sblocchiamo tutte queste nuove abilità. Ovviamente adesso Atreus ha il suo albero delle abilità personali, come ce l'aveva anche nel primo, effettivamente. Anche se nel primo, ragazzi, punti esperienza venivano accumulati insieme per tutti e due. In questo caso, invece, Atreus ha la sua esperienza. Quindi, allora, mentre scatti, premere uno per eseguire un attacco in salto. Ah, ma quindi possiamo fare anche attacchi corpo a corpo, cioè non dobbiamo per forza usare l'arco con le frecce. Questo lo compro, ragazzi, nel dubbio. Mentre scatti, premi R2 per un pesante attacco verticale che lancia i nemici. Perché no? Perché no? Per quanto riguarda l'istinto, questo vabbè, in caso comunque Atreus sia con Kratos, ovviamente. Per quanto riguarda arciere e aggressione, sono abilità che lo riguardano più personalmente. Le esplosioni soniche causate da Atreus hanno un'area di effetto aumentata, va bene, lo comprerò. E direi, ragazzi, che per ora può andare bene così. Ci fermiamo qua e quindi Sindri si ferma qui. Quindi dobbiamo procedere da soli, ragazzi. Atreus, devo dire, un ragazzo davvero molto coraggioso comunque, perché sta disubbidendo al padre di regola in questo esatto momento, perché non gli ha detto nulla. Sta andando e sta facendo di testa sua. Vuoi davvero entrare lì dentro con la freccia che ha ucciso suo figlio? La nasconderò sotto la maglia. È un monito a essere migliore. Ti serve un'arma che uccide per essere migliore? Se mi fa sentire forte, sì. È una cosa così brutta? Se ti porta a credere di poter convincere Freya di qualcosa, sì, lo è. Devo provare. Ci rivediamo presto, Sindri. Spero. E lui spera, appunto, di poterla convincere. Non è una cosa da poco, ragazzi. Per questo dicevo, è davvero molto coraggioso. Perché nonostante tutto non si ferma, agisce e basta. Segue il suo istinto. Sicuro che sia una buona idea? Non hai un piano? Brock dice che alcune persone vivono di caos. Penso abbia ragione. Cosa ti fa pensare che sia così? Si parla di vita o di morte? È il Ragnarok. Non possiamo non fare nulla e non abbiamo molte opzioni. Vivere! Vivere è un'opzione! Sindri è molto più cauto, Brock è più un tipo di pancia, ragazzi. Per questo dicevo, Atreus segue molto il suo istinto, il che può essere un bene, ma a volte anche un male. Quindi vedremo, okay, in questo caso. Da che parte è il concilio? Se continuo a salire ed andare avanti, penso che ci arriverò prima o poi. Sì, sarà così. Vedremo in questo caso, ragazzi, il suo istinto dove lo condurrà. Speriamo in bene. Non ho la minima idea di cosa aspettarmi da Freya, sinceramente. Sono abbastanza preoccupata. Per il resto, ragazzi, proseguiamo. Salve a lei! E... Sì. Possiamo usare anche attacchi corpo a corpo, ragazzi. Questa cosa mi fa molto piacere. Oddio, ah, vedi? Lo sapevo che eri sveglio. Lo immaginavo. Io, ovviamente, se posso usare l'arco, ragazzi, preferisco. Però in certi casi, come possiamo ben vedere, usare il corpo a corpo può essere molto più immediato e utile. Perfetto. Bene. Va bene. Altra pietra sonora. Ah, questa vabbè può saltare, ma questo materiale può solo esplodere, credo, ragazzi. Qua non c'è esplosivo, perlomeno non da qui, ma questo sì. Eh sì. Così sì, bene. Sì, proprio. Ah, perfetto. E facciamo saltare in aria. Che sta succedendo? Oddio, minchia. Mi hai colto alla sprovvista, amico. Oh, non ti aspettavo proprio per niente. Ero qua che mi facevo gli affari miei. Vado allora. Posso procedere da questa parte? Adesso sì. Sembrerebbe di sì. Qua c'è un bel forziere.
Ok, mi devo arrampicare di qua, ragazzi. Andiamo. Se mi vedesse mio padre, perderebbe la testa. Decisamente. Se si fidasse di me, non dovrei nascondergli le cose. Come posso fidarmi se menti? Beh, non ha tutti i torti. E quello è il punto. Che se gli menti non si può fidare. Però tu giustamente dici, se non si fida, a volte sono costretta a mentire. Forse se mi ascoltassi, potrei dire lo stesso. Beh, da chi pensi che l'abbia imparato? Raga. Sono sempre. Tieni premuto L1 per produrre un'abilità con l'arco. Ai. Ah, che figata! Bello! Ok. Così, ragazzi, abbiamo provato il fatto che effettivamente Atreus. Oh shit! Sta diventando davvero grande. È capace di cavarsela da solo. Ed è una cosa bella comunque, perché noi l'abbiamo conosciuto, ragazzi, nel primo, che era veramente un bambino. E devo continuare. Qua si sta facendo già più grande. Come se lo vedessimo crescere. Perché non ti fidi di lei? Perché non me lo dici? Va bene. Allora, prendiamo questo e saliamo. Continuiamo a salire, quindi. Su di qua. E qua. Continuiamo a procedere. Oddio gli incubi, ragazzi. Oddio gli incubi. Schiaffa! Oh cavolo. Bello prenderli a calci al volo, è stupendo. Devo essere sincera, ragazzi, sono in pensiero. Sono davvero in pensiero. Perché ho paura della reazione di Freya. Cioè, potrebbe anche stupirci e potrebbe succedere che non reagisca come ci aspettiamo. Però visto che inizio gioco ci ha aggredito, ragazzi. Cioè, ci ha aggrediti. Sembra la direzione giusta. Quanto vorrei una bussola. Ok, vabbè, affidiamoci il nostro naso. Con l'ascia, ragazzi, con Leviatano riuscivamo a farli fuori con un colpo solo. Non si può avere tutto dalla vita. Va bene. Qua, lì c'è un forziere. Prendiamo questi pezzi d'argento e procediamo da questa parte. Vediamo. Quanti cavolo siete? Siete troppi, davvero, eh? Nessuno di voi si risveglia? Davvero. Ah, ok. Mi sarebbe sembrato strano il contrario. Wow. Immagino che potremo sbloccare qualche altra abilità speciale con l'arco. Ciao, ti vedo. Esplodi, caro. Aia, tu puta madre. Oddio. Ecco, voglio stare attenti. Oddio, questo c'ha lo scudo. Oh cavolo. Adesso faccio così, è molto meglio, vedi? Via. E morice però. Grazie, gentilissimo. E boom. Ok. È bene sfruttare anche l'abilità delle frecce soniche, ragazzi. Comunque stordisce i nemici, è una cosa molto buona. Se si fa headshot si toglie più vita. Adoro. Questo forziere è bello che è incastrato. Va bene, apriamo questo intanto, che è già più a portata di mano. Prendiamo questi pezzi d'argent. Qualcosa c'è? Resti di bestia. Perfetto. Aspettate, ragazzi, eh. Così, di là mi sa che si procede. Fatemi vedere di qua, ragazzi, se... Oh, che c'è? Ah, ecco. Ci sei te?
Posso farlo? Vedi? Sì, che posso. Certo. Basta credere in se stessi, sperando ovviamente che Freya non ci mozzi la testa appena ci vede. Quindi apriamo anche questo forziere. Depositi di scuola, resti di bestie e pezzi d'argento. Fantastico, adesso sì che posso procedere. Che bello farli saltare in aria, ragazzi. Dovrebbe essere molto lontana. Bisogna fare attenzione a quel portone. A quel portone? Va bene. Qualsiasi portone. Ci faremo attenzione. Argent. Un altro forziere, incredibile. Quanti forzieri stiamo trovando, ragazzi? Allora. Sei tu, Atreus? Sì, sì, sono io. Ehi là, laggiù! Ehi! Ti è tornato il buon senso? Sì, cioè, non cambio idea. Ha! Ma hai dei dubbi? Ehi! Tu non ne hai mai? Sempre meglio che avere rimpianti. Non sono sicuro di essere d'accordo, ma in ogni caso continua così e potresti avere anche quelli. È la vita, cioè, se non si rischia, ragazzi, non... Sì, quella non si prova mai niente, insomma. Assicurati di urlare se inizia a ucciderti. Grazie, ora mi sento molto meglio. Davvero molto meglio. Ok, questa è la porta, ragazzi. Siamo pronti? Mai abbastanza. Quindi è questo il territorio di Freya, era questo che intendeva Treus. Ehi, Freya! Cosa? Non posso far visita a una vecchia amica? Non c'è nulla di male, no? Cioè, dai, solo perché sono responsabile della morte di tuo figlio, non significa che... Ok, giusto, magari questo è meglio non ricordarglielo. Come dici, Freya? Perché porto al collo la freccia che ha ucciso tuo figlio? Questa è un'ottima domanda. Io... sono spacciato. Beh, meglio non ricordarglielo, anche perché se lo ricorda già da sola, ne sono abbastanza sicura. Ok, lì c'è qualcuno, mi sembra di vedere qualcuno. Ragazzi, c'è un falò acceso e vedo una figura. Credo sia proprio Freya, ragazzi, aiuto. Aiuto, aiuto, davvero aiutissimo. Non lo so se è Freya, ma c'è qualcuno. È il momento. Ok. È lei, è lei. Oddio, regà. Freya! Dovevi restare con Sindri. Aspetta! Basta! Tuo padre, dove si trova? Non è qui! Ti ha mandato lui? No! Lui non lo sa! Non dovevi venire. Ha ucciso mio figlio. Cosa ti fa pensare che non farei lo stesso? Tu non lo faresti! Ci scommetteresti la vita? Che cosa ne sai di me? So che ancora non mi hai ucciso. Mentre ci pensi, perché non mi liberi e ti dico perché sono venuto? Se vuoi che risparmi tuo padre, fiato sprecato. Il suo destino è segnato. Tu sai chi ha la colpa di tutto quanto. Non posso avvicinarmi a Odino. E non ne ho bisogno. Il Ragnarok lo prenderà. Ah sì? E se io ti dicessi che è venuto a Midgard? È venuto da noi. Ci ha offerto la pace se non l'attacchiamo. Dice che il Ragnarok è scongiurato. Lui mente. Può darsi. Se conosci la profezia di Groa, sai che parla di un esercito di giganti. I giganti attendono la guerra Jotunheim. No,
Io ci sono andato. Non c'è un esercito di giganti. Non ci sono giganti. Tranne me. Tu? A Jotunheim abbiamo saputo la verità. Mia madre era l'ultima guardiana dei giganti a Midgard. E questo non è tutto. Ci sono profezie dei giganti su di me. Loro mi chiamano Loki. Penso che forse si aspettino che io li aiuti a fermare Odino in qualche modo. Ma dato che i giganti sono morti e tu non affronterai Odino, ha già vinto lui. Perché non combattiamo insieme? Ora tu puoi lottare di nuovo. Sono ancora a pezzi. Va bene. Va bene. Ma abbiamo trovato Tyr. Forse se tu gli parlassi... Tyr è vivo. Sì. L'abbiamo fatto fuggire da Svartalfheim. È impossibile. I 9 regni sono preclusi a tutti. No. Abbiamo aperto una strada. Ma non sappiamo come procedere. Se ci alleassimo tutti insieme... Ora basta. Basta! Lascia questo posto. Vai e non tornare più. Vattene prima che cambi idea. Non aspettarti la stessa clemenza per tuo padre. Ritorna a casa di Sindri, ragazzi. Allora, è andata meglio di quanto pensassi. Da un lato, comunque, mi aspettavo che non gli avrebbe fatto del male, però non si può mai sapere, ragazzi, come reagisce una persona che è appunto mentalmente a pezzi, perché devo dirvi, ragazzi, che mi ha colpito molto l'espressione, cioè come gliel'hanno fatta, intendo proprio come resa, no? Perché ha davvero il volto, l'espressione di un genitore che ha perso il figlio, ragazzi, cioè quello di una persona che ormai è letteralmente distrutta, no? E quindi sono stati bravissimi da questo punto di vista. E una cosa che mi ha incuriosito è il fatto che comunque lei sembrava fosse stupita, no? Delle cose che le ha detto Atreus, il fatto di aver trovato Tyr, il fatto di aver aperto una strada fra i 9 regni, cioè sembrava parecchio colpita e curiosa principalmente, però niente ragazzi, si nasconde comunque dietro il suo dolore, non vuole pensare ad altro, cioè ormai vive evidentemente soltanto nel suo dolore. Beh, la nostra chiacchierata non è andata come speravo, ma sarebbe potuta andare molto peggio. Infatti, almeno ora so che non vuole uccidermi, non sul serio. Esatto, ragazzi, cioè praticamente hai detto tutte le cose che vi stavo dicendo un attimo fa. Sembrava interessata alla visita di Odino, al fatto che Tyr sia vivo e che io sono l'ultimo gigante. Ma soprattutto al fatto che il viaggio tra i regni è stato sbloccato. Non ho idea di quali siano le sue intenzioni adesso, ma spero che non usi tutte le informazioni che ho appena dato per attaccarci di nuovo. Già, non ho riflettuto molto, esatto. Vedete ragazzi, quando poi uno è avventato magari non pensa alle possibili conseguenze delle sue azioni, quindi è probabile che magari Freya possa utilizzare queste informazioni a loro svantaggio in qualche modo. Quindi, cioè raga, sono abbastanza scossa, cioè non so cosa pensare adesso sinceramente. Ma qua c'è un super forziere. Ottimo. Capace di aprire anche questo. Scossa di assestamento sonica. Parti metallo del tempio di Irfus con la pietra sonora e fanno eco allo spirito del guerriero. Accessori. Magari lo si può usare per potenziare qualcosa. Vabbè ragazzi, non ci resta che tornare a Sindri. Oddio, si scende di qua. Qua c'è un forziere. Ecco fatto. E dobbiamo scendere dall'altra parte, credo. Sì. Ho trovato della Jean. Non sono morto, ma non ho ottenuto alcuna risposta. Tutto questo potrebbe essere stato solo un'enorme perdita di tempo. Ma non lo ammetterò mai a Sindri, mai. Vabbè, ovvio.
Significherebbe ammettere di aver fatto un enorme buco nell'acqua, che tra l'altro è la verità, però. Che dobbiamo fare? Per fortuna amo arrampicarmi. Direi. Va bene, va bene, va bene. Vediamo da che parte Sindri. Dobbiamo scendere di qua, ragazzi. Prendere questa roba qua, pezzi d'acqua. Aprirci la strada. Oh, grazie. Scendere. Stai bene. Com'è andata? Iniziavo a pensare che... Sindri, te l'ho detto che potevo farcela. Ma non penso che ci aiuterà. Già. Già, già. Dov'è la tua collana? Oh, stavo pensando e... me ne sono liberato. L'ha presa lei, vero? Oggi era il tuo giorno fortunato. Allora dimmi, come ci si sente a farsi guidare dal caos? Io... Ullala. Oh, shit. Oh, cavolo. Schialfa! Terribile, super attacco incredibile. Se hai bisogno di me, mi trovi qui. Tranquillo. Vai. Woohoo! Ah, premi per ordinare a Sindri di fare qualcosa. Top! Possiamo usare i suoi oggetti. A me viene da vomitare. No, resisti, resisti. Oddio, che cosa è successo? Ho fatto qualcosa, non so come l'ho fatto, ragazzi, ma vabbè. Dettagli, possiamo usare il corpo a corpo, non me ne devo dimenticare. Vai, Sindri! Top. Fantastico, ragazzi, poter contare sul suo aiuto, è bellissimo. Usciamo da qui prima che qualcos'altro cerchi di ucciderci. Sì, buona idea. Va bene, odio dovertelo chiedere. Ne parleremo con tuo padre? Visto che sei stato sincero e tutto. No, ti ucciderebbe. Bene. A proposito di sincerità, vorrei la tua opinione su qualcosa. Certo, dimmi. Qualcosa che ho nascosto a mio fratello per lungo tempo. Cioè? Te lo dirò sulla via del ritorno. Forza. Ok. Dobbiamo sapere qualche incredibile segreto allora. Oh mio Dio. Adesso sono super curiosa, però sembra essere abbastanza triste riguardo questa cosa. Forse proprio per il fatto che gli era nascosto per tanto tempo. Vediamo, va bene. Quando hai voglia di parlare, sono qua, Sindri. Subito disposta ad ascoltarti, non ti preoccuparti. Uè, se carichiamo al massimo le frecce, ragazzi, possono essere a volte anche letali contro gli incubi. Forse bisogna beccarli proprio nell'occhio ed essere un po' più vicini. Op. Ecco qua, vedete? Se siamo abbastanza vicini, i ragazzi sono letali, sì. Se caricate al massimo. Sciobalo! Ok. Ok, torniamo alla torre di Alfheim. Dicevi? Molto prima che tu nascessi, ci fu un incidente alla fucina. Brock morì. Non potevo accettarlo. Così andai al lago delle anime ad Alfheim per riportarlo indietro. Legioni di anime provarono a fermarmi. Le sento ancora strisciare sulla mia pelle. Il fatto è che riuscii a recuperare solo 3 delle 4 parti della sua anima. Sindri. Brock ha sempre pensato di essere rimasto svenuto. È da allora che gli mento. Il pensiero mi tormenta. Devi dirglielo. Hai il diritto di sapere. Quando arriverà il momento? Come farai tu con tuo padre? Non è la stessa cosa. What the fuck? Ma sta roba assurda, ragazzi. Quindi Brock in effetti è morto? Cioè, adesso è vivo, ma in effetti non completamente vivo, perché non è riuscito a recuperare tutta la sua anima. What? Raga, cioè, una bomba del genere me la sganciano così. Oh mio Dio. Davvero, oh mio Dio, ragazzi. Oh, cavolacci, non mi sarei mai aspettata una cosa del genere. Che ve lo dico a fare, ragazzi? Wow. Intanto procediamo, se ci riavviamo verso casa. Che qua fa abbastanza freddino. Direi che si sta meglio da Sindri, eh? Decisamente. Andiamo, va. Ok. Ha avuto un cambio di rotta immediato. Oh, bastardo di merda. Vai, Sindri, colpiscilo, vai. Boom, bitch. Ecco qua.
Aia, tua arma. Ma c'è una zucca! Una zucca esplosiva! No, l'ha rotta! Wow! Comunque, hai fatto del bene. Hai salvato Brock. Io ho causato problemi. No, ho fatto una scelta che non mi aspettava. In che senso, raga? Una scelta? Io non potevo restare solo. Gli altri nani, quando l'hanno visto, ci hanno evitati. Così ci siamo trovati una nuova casa. Beh, il passato non si può cambiare, ma non deve definire chi sei. Torniamo a casa prima che mio padre si svegli. Potrebbe essere l'idea migliore di tutta la notte. A tre. A tre? È un... Sta zitto. Vedete, ragazzi, da queste cose che si capisce quanto caratterizzino un personaggio. Lui ha detto, ha fatto una scelta, perché la considera una scelta egoistica, perché lui si è detto, io non posso restare solo, questo lo devo fare suscita in qualche modo. Però magari Bene. Non è detto che entriamo, che fosse giusto farlo. Per sto motivo gli altri nani li hanno poi evitati, ragazzi. Cioè, quindi qua non subentrano... posso darti un soprannome? Ah, era un soprannome. Oh, come vuoi, Locke. No, Locke. Così è peggio. Mi è bastato dirlo una volta. Dicevo, ragazzi, qua subentrano quelle questioni etiche e morali che non sono facili da discutere, ecco. Allora, ragazzi, io direi che per oggi possiamo fermarci qua, perché purtroppo non ho più tempo a disposizione per registrare, ragazzi, e non vorrei che magari una volta arrivati a casa di Sindri inizi una nuova cutscene troppo lunga. Quindi direi che lasciamo come al solito la suspense in questo momento, ragazzi, perché dobbiamo vedere cosa succederà adesso che torneremo da Sindri, perché ha detto a Atreus, torniamo prima che si svegli mio padre. Siamo sicuri che non si sia già svegliato, non si sia accorto che non ci siamo? Non lo so, c'è qualche dubbio. Quindi vedremo cosa accadrà, anche perché suppongo che poi, raga, sta cosa verrà a galla, cioè il fatto che lui sia andato da Freya e tutto il resto. Quindi aiuto, davvero aiuto, e voglio vedere anche appunto come comunque si evolve tutta questa questione, ragazzi, perché Freya niente, ci ha chiuso la porta in faccia, Tyr non ne vuole sapere, Odino ci ha mentito perché tanto lo fa con chiunque, e comunque Kratos non è molto propenso all'idea di questa questione dell'affrontare il Ragnarok, queste robe qua. Quindi bisogna vedere, ragazzi, come si evolve il tutto. Come sempre aspetto i vostri pareri qua sotto in commento. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione e un abbraccio a tutti, ragazzi, da Giocherina. Ciao.